Ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova diretta, a questo nuovo eh, unboxing. Buona epifania a, a tutti voi. A proposito di epifania, con l'occasione ho rimesso di nuovo il, il berretto di Babbo Natale, visto che si dice no, che l'Epifania, tutte le feste si porta via e allora io in rappresentanza di queste festività che si concludono di fatto oggi ho rimesso di nuovo il berretto di Babbo Natale allora eh, insomma eh, non so cosa vi ha portato a voi la Befana, chi i dolci, chi il carbone invece a me la Befana ha portato questo plico eh, che vedete che adesso andiamo ad aprire eh, insieme insomma dalla, dalla t-shirt eh, insomma, e anche da, dal post che ho fatto su Facebook Avete già capito che stavolta non si tratta di un oggetto legato al mondo degli anime, questo è il mio terzo rovescio della medaglia, se, una, se esistesse una moneta a tre facce, insomma io, voi lo sapete, sono un grande appassionato eh, anime, la, la, il mio rovescio della medaglia è il mondo di Star Trek. Il terzo rovescio della medaglia è legato eh, ai, al mondo videoludico, ma non quello attuale. Per me il, il mondo videoludico si è fermato a un'epoca fa, un'era fa, ovvero insomma eh, la mia età la mia generazione è legata indissolubilmente a quello che fu eh, i tempi epici degli 8 bit, insomma, ecco, il Commodore 64 per me rimane eh, un computer eh, inarrivabile, insuperabile. Questo perché? Perché eh, insomma, eh, sono ancora vive, insomma, quelli de della mia generazione mi capiscono, sono ancora vive in me eh, quelle notti, quei ricordi legati a quelle notti intere nel tentare di finire un qualsiasi videogioco che ci passava eh, sotto le mani e poi eh, parliamo veramente di tempi eh, in cui non è come ora. Insomma, che adesso basta collegarsi online o basta avere una super console come, come la PS5 o l'Xbox che il gioco ce l'ha immediatamente. Noi veniamo da quell'epoca dove un gioco lo dovevi caricare sulla cassetta, sulla musicassetta. Quindi, come nel, nel caso del Commodore 64, dovevi perdere tempo soltanto nel caricarlo un gioco, quindi veramente era un'epoca un in cui dovevi avere tanta pazienza da tutti i punti di vista non solo nel, nel giocare ma anche proprio nell'attesa di giocare quindi veramente tempi che uh, i ragazzi di oggi eh, gli verrebbe da ridere soltanto a pensarle queste cose comunque va bene, adesso procediamo all'unboxing, faccio una premessa d'obbligo l'oggetto che adesso vado ad aprire eh, chiaramente lo apro con voi, non l'ho testato non l'ho provato, quindi eh, vorrei provarlo eh, in diretta. Ho l'intenzione di condividere su schermo un qualche gioco e lo, lo vediamo. Insomma, quindi vediamo se effettivamente funzionerà questo oggetto. Eh, quindi, non avendolo settato, c'è il rischio anche che l'oggetto stesso magari non funzioni perché lo devo settare per bene. È doverosa questa, questa premessa, altrimenti magari inserisco l'oggetto e non funziona nulla. Comunque va bene. Ve l'ho detto. Allora, procediamo all'unboxing, cambiamo eh, inquadratura eccoci qua ecco questa è l'inquadratura eh, migliore allora ovviamente si tratta di, del, del logo eh, inconfondibile di amazon insomma il mio fidato amazon allora strappiamo via questa questa carta eh, questo è un oggetto che desideravo veramente tanto da tempo ci avevo pensato e finalmente me lo sono preso. Guardate qua, che meraviglia! ecco qua. Allora andiamo a scartarlo ulteriormente. Eccoci qua. Allora, ovviamente, quelli della mia generazione l'hanno già riconosciuto. Si tratta di un joystick. Così veniva chiamato. Il, il, oggi li chiameremo controller, i controller del, della PlayStation. Questo è il joystick. Ovviamente, eh, la, la forma eh, riprendeva la forma de, degli arcade, quelli della de sala giochi, eh, insomma, ai nostri tempi, appunto, erano caratterizzati dalle sale giochi che purtroppo oggi. Eh, sale giochi magari se esistono ancora però sono caratterizzate da, da, dalle slot da, da, dai, dai, dai giochi d'azzardo e da qualche, da qualche cabinato ma insomma le sale giochi degli anni 80 era veramente un luogo meraviglioso e, e i giochi appunto i controller erano proprio avevano questa, questa forma eh, era la forma standard diciamo così allora un primo commento che andiamo subito a leggere grande stefano stefano scarpa megaloman buongiorno, buongiorno a te è ben ritrovato allora ragazzi andiamo ulteriormente ad aprire questa questa scatola andiamo a vedere il contenuto eh, allora ah, prima di aprirlo ehm, allora c'è scritto competition pro extra questo qui poi oltretutto ehm, come dire ehm, c'era scritto nell'inserzione nell che era ehm, è stato fatto in occasione di qualche anniversario anniversario versi anniversario edition ora Sinceramente, eh, non so a quale anniversario alluda, quindi io provo, ho provato a informarvi ma non ho, non ho ben capito a quale anniversario alluda. però fatto sta, io lo, eh, mi sono fidato e l'ho preso. L'ho preso comunque. La cosa molto interessante, poi, oltretutto, acquistando questo joystick, eh, sono inclusi, vedete, c'è scritto anche sulla scatola: sono inclusi 20, 20 videogames, ecco, eccolo qui, 20 classic videogames. Quindi, io. Eh, per non farmi trovare impreparato, me li sono già installati, li ho già preinstallati e, e già, già me li sono preparati. Quindi andiamo poi a vederli insieme una volta che ho aperto questo, questo oggetto. Eh, eh, che dice Simone, grandissimo, ben ritrovato, quanti non rotti, eh, caro Simone? Poi, poi ne parliamo una volta che ho aperto, ne parliamo di questa cosa. Questa è un'altra cosa che magari ma tanti ragazzi di oggi non, non capiscono quanti non rotti pure io eh, eh, quante maledizioni, quanti accidenti che mi ha mandato mia madre perché erano oggetti che costavano e ce li compravano i nostri, i nostri genitori allora, andiamo ad aprire questa, questa scatola ecco qua un attimo che posso eccoci qua oh! Ecco il contenuto. Ah, ecco qua. Questa è la scheda che vi dicevo. Praticamente all'interno, ecco, eh, si vede, sì, eccola qui. Trovate questa, questa scheda. Praticamente vi, mh, vi invita ad andare, c'è un link. Eh, come vi ho detto, io già lo sapevo, mi ero informato e l'ho fatto preventivamente. Praticamente vi invita ad andare eh, a, a, un, a un, loro, un loro sito. Vi dovete scaricare un pacchetto e poi dovete inserire quel codice che vedete. E mh, praticamente vi scaricate. Eh, vi scaricate dei, eh, questi, questi 20 giochi quindi sono, sono dei giochi che poi sono dei remakes de, di 20 classici sia per Commodore 64 che per Commodore Amiga il Commodore Amiga è il computer diciamo successivo ai, al Commodore 64 e barra 128 perché uscirono quasi in contemporanea il 128 fu un'evoluzione del Commodore 64 subito dopo verso la fine degli anni 80 uscì il Commodore Amiga Amiga 500 la prima versione poi uscì il Commodore Amiga 600 e poi l'ultima versione, una delle ultime eh, Amiga 1200. Quindi eh, è andato di evoluzione in evoluzione. Ci fu anche addirittura un'amica, un, un addirittura con la, prim, la primissima versione con, con il CD-ROM. Insomma, parliamo proprio epoca anni '80 quando uscirono le prime super console tipo il Siga Mega Drive. Quindi già andiamo in un'epoca dove. Il Comodo è di fatto poi decaduto, insomma, infatti non esiste nemmeno più la, la, la marca Comodo, insomma. Ecco qua, andiamo ad ascartarlo. È, è emozionante, ragazzi! Eh, mi emoziona perché questo oggetto io l'ho usato per anni e anni quando ero eh, adolescente. Eh, andiamo a scartarlo per bene, così ce lo vediamo proprio per bene. Ecco qua. È emozionante, sì, veramente emozionante. È spettacolare, è veramente spettacolare. Allora, questa forma qua, come vi ho detto all'inizio, faccio, faccio un po' di saluti. Marco Castoldi, ciao, ciao a te. Poi Maurizio Maddaloni, ciao. Eh, con le mitiche ventose, eh, invece questa qua no, questa versione qua è proprio quella prima delle ventose, caro Simone. Infatti, non c'era le ventose, che era, ed era una, una caratteristica dell'epoca. Come vi dicevo all'inizio, come ho all'inizio della diretta, questi joystick replicavano quasi fedelmente i controller che trovavate in sala giochi. Anzi, addirittura, questa è la versione con, eh, il, appunto, con il pomello sopra, con la, la pallina sopra. Se, eh, quelli, magari, quelli della mia età se lo ricorderanno i primi controller da sala giochi nemmeno il pomello aveva sopra erano soltanto l'asticella quindi aveva anche come dire una certa difficoltà al tatto perché a lungo andare dopo ore e ore di gioco si formava il callo sulle mani perché era talmente tanto appunto l'attrito sulla mano che chiaramente l'asta ti provocava di fatto un callo ti faceva venire la vescica allora poi fecero questa versione successiva con il pomello sopra quindi per conferire ovviamente una migliore eh, eh, per, afferra per afferrarlo in mo modo più ottimale, naturalmente. Allora, Stefano Scarpa dice: I mitici bei tempi delle sale giochi negli anni Ottanta, caro Stefano, quanto ci mancano! Un sapore e una sensazione unica quando entravi in una di, quest di queste e incontravi gli amici, li vedevi presi con i cabinati. È vero, è vero, caro Stefano, entra entravi in sala giochi che era un mondo a parte e ci si trovava lì l'appuntamento era fisso a volte, anzi più di qualche volta si faceva sega a scuola non si andava a scuola e ci si trovava in sala giochi quante volte l'abbiamo fatto eh, andavi alla cassa, prendevi i gettoni e si, eh, eh, li mettevi nel, eh, appunto nel, negli arcade nei cabinati e si faceva a gara a chi sp sprecava meno gettoni c'erano certi videogame che diventavi talmente bravo che a volte ti bastava un solo gettone e duravi ore, cioè con un gettone veramente occupavi l'intera giornata e non davi, non davi spazio agli altri e spesso capitava, come hai detto tu Stefano, che quando entravi e salutavi gli amici nemmeno ti si filavano, cioè nemmeno si voltavano eh, a, a salutarti perché erano talmente presi nel gioco che ovviamente non, eh, niente, andavano, andavano avanti allora, Maurizio Madroni dice che ricordi, mi è venuto in mente il mio MSX che produceva giochi dal Giappone bravissimo Maurizio, perché chiaramente io diciamo, quelli come me erano di fede commotoriana io sono un commotorista convinto a tutt'oggi, ma quell'epoca lì il, il Commodore 64 aveva come grandi rivali e tanto di cappello c'era lo ZX Spectrum 48K ve lo ricordate? Anche quello come, come il Commodore 64 si caricava il, il gioco a cassetta le, le, le prime versioni l'altro al, grande rivale di tutte e due era l'MSX che appunto Maurizio ha appena citato che era appunto una console di origine nipponica e i giochi venivano dal Giappone ed erano meravigliosi rivedendoli con gli occhi di oggi dei tre l'MSX era sicuramente quello superiore ma nel mondo occidentale perché all'epoca il Giappone non era come adesso che probabilmente il Giappone è di casa praticamente ma all'epoca il Giappone, che era ancora un paese pressoché misterioso, lo conoscevamo solo per i primi cartoni animati che vedevamo, e qui ci allacciamo al discorso degli anime, eh, però la MSX era sicuramente superiore come, come, come computer. Grande Fabiano Spinelli, grandissimo Fabiano che ieri su Facebook mi ha fatto vedere delle foto eccezionali, Fabiano ti faccio i complimenti perché tu ti sei ricreato eh, appunto il, di fatto eh, un Commodore 64 me l'hai fatto rivedere con quella scocca cioè mi hai fatto rivivere un'emozione un incredibile. Quindi chi meglio di te no, mi, può, mi può capire l'emozione che, che sto provando ora. Allora, se ci avete fatto caso, ehm, questa forma qua è proprio la forma tipica. Questa è proprio la forma, diciamo, standard, è quella che la forma che ha caratterizzato un po' quest'epoca qui del Comodo 64. Infatti, eh, un attimo che vi condivido lo schermo di Facebook perché e, eh, ecco qua, cioè, mi vedete? Sì, eccoci qua. È eh, un attimo solo. Ecco, ecco questa di che volevo. Questo è Facebook, ragazzi. Se ci fate caso, <ride> una delle emoticon di Facebook, ecco un attimo che ve la faccio vedere. Ecco, eccola qua. Vedete? Una delle emoticon che trovate nella sezione questa con la lampadina. Guardate un po' che qual, qual è la forma. È proprio questa è proprio di questa qua è eh, proprio per farvi capire quanto è iconico questo joystick al, al punto che è stato appunto inserito nell'emoticon di facebook quindi è veramente uno degli, dei joystick più rappresentativi eh, di quell'epoca veramente è una cosa è una cosa meravigliosa ecco perché sono così così emozionato perché noi questi usavamo eh, all'epoca quanti ne abbiamo distrutto quanti ne abbiamo distrutti? Assolutamente. Allora, eh, Fabiano dice, eh, assolutamente, da sempre anche io, Commodoriano, grande, grande, la pensiamo uguale. Negli anni ho collezionato dei Commodore reali e ho preferito ricostruirmi delle versioni moderne per poterli usare senza troppi sbattimenti. Infatti, da, da come mi ha spiegato, c'è cioè praticamente, eh, appunto, la, la scocca è quella storica, però con i collegamenti eh, odierni. Quindi, insomma, hai fatto una... Una sintesi perfetta del, delle due tecnologie, delle due epoche. Eh, Maurizio natoni dice tutto rispetto per, la, per il Commodore 64 che aveva giochi europei. Infatti il mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti, erano eh, veramente eh, erano monopolizzati dal comodo 64. E, e, praticamente io non, non ricordo casa di amici che non avesse dentro casa un Commodore 64, anzi a, a, ancora prima. Io quello non lo acquistai, ma io ho giocato anche con il Commodore Vic 20, che era quello precedente al Commodore 64. Fu il primo grande home computer per casa, il Vic 20. Pensate, Vic 20 4K Byte. Commodore 64, 64K Byte. Se lo diciamo ai ragazzi di oggi, gli viene da ridere perché se voi pensate che un comune messaggio di testo su WhatsApp. Quanto sono? 150 KB, 200 KB? Parlo solo di messaggio di testo semplice. Voi pensate che il Comodo 64 era 64 KB? Eppure hanno tirato fuori dei videogiochi che ancora oggi vengono ricordati. Ancora oggi ce li ricordiamo veramente con. Con grande, con grande nostalgia, Allora, con Decathlon abbiamo sfasciato tantissimi, sì perché eh, soprattutto i giochi, eh, quelli de, delle Olimpiadi, quelli che ricordava anche prima il, il nostro Simone, eccolo qua, l'aveva scritto infatti prima, Olimpiadi, certi videogame, anche quelli da sala giochi, ma anche per il Commodore 64, chiaramente il Comodo 64, eh, le conversioni erano pressoché simili a quelle del, della sala giochi, e quindi contro il controller era lo stesso e per fare dei record e per muovere per, per, per fare le, i movimenti quelli rapidi veloci bisognava fare questo movimento qua veloce quindi se ne spaccavano tantissimi allora un attimo faccio di nuovo l'inquadratura ecco così lo vedete lo vedete meglio allora io adesso provo a collegarlo perché chiaramente il collegamento è quello è quello moderno cioè della, la, la moderna usb allora adesso provo a collegarlo e vediamo se gira su, eh, sui giochi perché proviamolo dal vivo vediamo se veramente funziona ragazzi allora adesso chiaramente lo eh, tolgo questa inquadratura e, eh, perché lo devo mettere per forza qui sulla, sulla mia scrivania poi vi condividerò lo schermo dei giochi che ho già chiaramente pre preinstallato allora ecco in teoria dovrebbe eh, riconoscerlo automaticamente Dovrebbe riconoscerlo subito senza, senza problemi. Allora, vediamo un po' ci sono altri commenti. Giaffi eh, questo joypad è da videogame da sala, giochi. Sì, 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 eh, sì, sì, l'ho detto caro Maurizio. Questo qui, questo joystick, non joypad, joystick joystick venivano chiamati eh, all'epoca. Questi joystick erano la riproduzione fedele pressoché fedele. Del, di quelli da, da, da sala giochi, da, da, da arcade, da, da, da coin up, insomma, venivano chiamati così. E, altra caratteristica che per i, di oggi, per i ragazzi di oggi è assurdo: adesso i controller hanno una marea di tasti. Noi usavamo un tasto solo, ragazzi, un solo pulsante per il fuoco o per il salto. Oppure eh, lasciarlo premuto per l'autofire, cioè erano cose veramente che dirle, dirle oggi ai nostri ragazzi è eh, pura utopia. Eppure noi con un tasso solo riusciamo a fare tutto questo. Eh, eh, no, no, che scusami, tranquillo Maurizio, perché eh, chiaramente io ho ancora vivo il ricordo dei termini tecnici esatti dell'epoca. Eh, Stefano Scarpa dice la prima comunione volevo il Commodore 64, mi ricevevi il Philips. Ah, il Philips Videopack G7000 che cosa mi hai ricordato Stefano? Preistoria pura, preistoria ma tanto di cappello anche al Philips Videopack. Eh perché chiaramente l'epoca appena precedente a, al Commodore Vic 20 c'erano ve le ricordate c'erano gli Atari 2006 c'era il Coleco Vision, c'era l'Intellivision ve li ricordate queste console? erano console che eh, inserivi inseri la cartuccia vi ricordate no? E, Madonna che, che mi ha ricordato caro Stefano anche quello era uno, uno di quegli oggetti veramente da, da che, che brava, ma, bravavamo di avere cioè, desideravamo tanto eh, averli cosa che diciamo anche poco fa prima nel post su, su Facebook costavano carissimo eh, noi, noi i nostri genitori no, no, non ce ne... All'epoca non ce ne rendevamo conto, ma oggi che siamo adulti e conosciamo il valore del denaro, conosciamo il valore della vita, quanto costa. I nostri genitori si sono letteralmente svenati. Un Commodore 64 costava un milione anche più appena uscito, un milione delle vecchie lire, quindi 500 euro all'incirca di oggi, che insomma, si possono spendere oggi, ma un milione negli anni Ottanta. Era tanti soldi uno stipendio, me, uno stipendio medio di un operaio, ragazzi, veramente. Era veramente, eh, parliamo di un costo della vita, un valore dei soldi diverso da oggi, chiaramente tutto rapportato all'epoca. Quindi parliamo delle vecchie lire e parliamo del, del, del valore di quell'epoca in lire. Quindi erano veramente tanti, tanti soldi. erano cose che costavano veramente tanto. Quindi dobbiamo veramente fare un plauso ai nostri genitori o comunque chi per loro, magari qualche nostro parente che magari in una nostra comunione in un nostro Natale fe ci fecero questi regali veramente hanno fatto eh, ci hanno fatto un regalo che eh, oh, gli, gli è costato tanto eh. allora ecco Stefano si infatti dice, Sì, con cartuccia infatti, infatti erano console con cartuccia infilavi, accendevi e avevi il gioco, ecco a differenza del Commodore 64 che dovevi caricare la cassetta, poi uscirono i, i floppy disk il, il disk drive 1541 le, le, le console paradossalmente erano superiori da questo punto di vista infilavi la cartuccia, accendevi e avevi il gioco già pronto Fabiano dice, in effetti un operaio nel 1983 guadagnava in media 650.000 lire eh sì, eh sì eh, papà mio eh, non superava mai quella, quella cifra pensa che sacrificio hanno fatto i nostri genitori nonni, o parenti, o zii o fratelli, magari più grandi fratelli più grandi che lavoravano hanno veramente fatto dei sacrifici enormi per acquistarci eh, un, un oggetto così. Eh, sì, aveva le cartucce anche il Commodore, però a Fabiano erano molto rare. A parte erano molto costose le cartucce per il Commodore, erano molto più rare. Mm, io mi ricordo che il, il mercato era monopolizzato da, dalle, dalle cassette. Eh, in edicola, in eh, gli edicolanti, i giornalai, eh, vi ricordate, avevano appese le buste con dentro esposta alla cassetta quindi la cassetta era quella quella più eh, anche perché era quella più economica era quella più che aveva buon mercato quindi le cartucce erano molto più rare io mi ricordo le cartucce non tanto per i giochi io mi ricordo la non so, eh, Fabiano forse tu la ricorderai la niki Cartridge era quella cart cartuccia di espansione che conferiva a Comodo 64 un ulteriore menu un set di menu incredibile lo espandeva e gli dava, gli conferiva tante altre opzioni. A parte lo, lo espandeva di memoria, riuscivi da, 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 dai 64K, riuscivi ad andare oltre. Ma insomma, eh, le cartucce erano più che altro car cartucce di upgrade eh, hardware. Insomma, più, più che giochi. Per i giochi, appunto, c'erano le, le, le cassette. Poi. Nel, nell'era nell successiva finalmente uscì il floppy disk quindi già andiamo a uno step superiore il floppy disk è quello nero, lo ricordate? Eh, che dovevi, dovevi eh, c'era l'affaretto che facevi la, la tacchetta per registrarci sopra, il 1541 poi il comodo 128 aveva il 1571 insomma mi stanno rivenendo ven in mente tante tante cose A ah, complimenti per il gioco adesso andiamo a provarlo che adesso mi sto dilungando sul, sulle chiacchiere ma per Questo argomento, come vedete, mi ha, mi ha, preso, mi ha preso molto eh, ah L'Action Replay 4, bravissimo! Fabiano! Eh, permetteva di, eh, di, di chattare i giochi. Sì, no, no, no ma c'erano queste, queste cartucce, queste cartridge di espansione che vi permetteva di fare tante cose. Vi permetteva anche di entrare nei giochi, anche di modificarli o, o magari di fare le vite infinite. Anche se però con le cassette che trovavi in eticola, trovavi già. Eh, le, le vite infinite, cioè, eh, tro li trovavi già, come dire, eh, dalle versioni originali, eh, cre creavano questi sottomenu per le vite infinite, eccetera, che, diciamolo oggi, erano cose pirata, non si potevano fare, eppure all'epoca la cosa veniva tollerata. Ma perché? Perché, eh, poi l'ho letto anche nei forum, eccetera. Veniva tollerata la cosa perché co esattamente come è successo con la prima PlayStation 1. Vi ricordate, la PlayStation 1 veniva modificata e i giochi, parliamoci chiaro, li compravamo piratati, compravamo addirittura quelli giapponesi, no? Questo perché la Sony, come la Commodore, puntava a vendere le console, i computer, loro puntavano a vendere il, il, il prodotto del gioco, gli interessava meno, quindi che il gioco veniva piratato. Poco gli importava, insomma, ecco, eh, Stefano Scarpa dice: Comodo 64 e simile erano i tipici regali che chiedevi per Natale. Eh sì, infatti, il mio era un Natale o compleanno perché era il regalo costoso. Quanto era costoso e serviva al contributo dei più parenti? È vero, si univano tutti e ti facevano il regalo comune, regalo collettivo, infatti. Mamma mia, quanti sacrifici i nostri genitori per accontentarci! Veramente, guarda, ragazzi, dobbiamo fare un plauso ai nostri genitori, non solo per, per tutto, ma anche per questa, per questa cosa. Ah, per Paolo Minopoli, ciao, i froppi dischi neri che ricordo, ve lo ricordate? Erano quadrati, così più o meno, eh, con, con, il punto, con il cerchio al centro. E eh, eh, poi dovevi comprare per forza quel, quell'affaretto che ti faceva la tacchetta per registrarci sopra, perché poi li potevi anche, mh, eh, diciamo, li dovevi formattare e poi ci registravi sopra per metterci i file dentro. E, eh, insomma, veramente ricordi. Parliamo di insomma siamo nel 2022 di quanto tempo stiamo parlando 40 anni fa 82 2022 82 83 Io, il, mio, il mio primo comodo 64 era 82 1982 quindi esattamente 40 anni fa ragazzi allora vi voglio condividere proviamolo questo joystick se no, parliamo parliamo ma non lo provo mai proviamo a condividervi allora prima vi faccio vedere cosa trovate dentro la confezione di questo joystick come vi dicevo vi dà la possibilità di, di ehm, installarvi un pacchetto di videogame eh, che è questo qua. Adesso ve lo, ve lo condivido. Allora, un attimo solo, abbiate pazienza. Eccolo qui. Eccolo, eh, lo vedete? Sì, eccolo qui. Eccolo, così si vede meglio. Eh, in tedesco, eh, come vedete, è un menu in tedesco perché appunto questo è un prodotto, è un prodotto tedesco. Vedete questo elenco di 20 videogame? Sono misti, C64 e Commodore Amiga. C'è scritto, vedete, Remakes Classics perché non sono originali, sono, sono dei giochi appunto Remix, Sono stati rifatti. Quindi si ispirano eh, sia al Commodore 64 che al Commodore eh, eh, Amiga. Allora andiamo a provarne uno. Facciamo un gioco, vediamo un po': Super Drive On. Che questo chiaramente questo sarà sicuramente eh, ispirato a Super Hang On, che era un gioco di modo fantastico. Quindi sicuramente replicherà quel gioco lì. Vediamo se funziona. Eh, ve lo devo ricondividere, un attimo solo. Eccolo qua. Spero che lo vediate, eh? Sto facendo tutto dal vivo. Ve lo devo ricondividere, eh? Purtroppo perché con la condivisione va di pari passo. Eccolo qui. Spero si veda e si senta anche. Spero che si senta anche. Allora, Maur un attimo, mi piace, mi piace questo commento, questo di Maurizio eppure ci divertiamo di più all'epoca guarda, è la mia filosofia cosa che ho scritto poco fa su Facebook io ho provato a giocare anche ai videogame eh, odierni, cioè dalla PS1 alla PS5, li ho provati tutti questi moderni, per carità grafica mozzafiato, pare di vivere un film cioè tutto meravigliosamente creato ma non mi dà l'emozione che mi davano questi giochi qua forse anche dovuto al fatto che nel frattempo sono cresciuto sono diventato cinquantenne Però i, i giochi, eh, questi a 8 bit e quelli della sala giochi conseguentemente, le emozioni che ho provato all'epoca non sono riuscito a riprovarle eh, eh, oggi, allora vediamo un po' questo gioco se funziona con, eh, con il joystick, single race allora, Africa va bene così, go vediamo un po' se funziona eccolo qua, sì sì si vede sì Funziona, funziona, ragazzi. Ci ho perso un po' la mano, eh. Eh, sono diventato una sega. Eh sì. Questo si sì, replica esattamente il Super Angon. Questo, diciamo, è una replica chiaramente non ufficiale. E eh, va bene, li, li, li ho colpiti tutti. <ride> ci devo rifare la mano, ragazzi. Sono 40 anni che non ci gioco. Checkpoint, e eh, vabbè, eccetera, eccetera. Non vado avanti perché. <ride> Ok, interrompo la condivisione. <ride> ho fatto una parata di sportellate. Vai di sportellate sì. Vabbè, ragazzi, ci ho perso veramente la mano. Però l'importante è che ho provato l'emozione il, il, diciamo, il, di, di rigiocarci. Eh, Maurizio dice chiaramente: c'era più, più empatia. Mi piace Wonder Boy. Che grande gioco che hai ricordato. Ah, Stefano, bellissimo, vero? Eh, anche se non è proprio l'originale, eh. Allora, io voglio anche riprovarlo sul Commodore 64, vediamo se funziona ragazzi. Allora, eh, chiaramente qual è il migliore emulatore per, di Commodore 64? CCS 64, ovviamente. Andiamo a condividerlo. Eccolo qua, oh, questo è un programma fantastico. Chi non lo conosce, ve lo consiglio, Andate, andatevelo a scaricarlo subito, perché questo qua replica quasi fedelmente. Comodo 64, mi sono scaricato un po' di Rom. Allora andiamo un po' a vedere che cosa c'ho qua. Che provo che provo? Uno sparatutto dai, lo sparatutto è almeno una cosa più immediata, almeno lì veramente provo, provo il fire. Eh, proviamo, vediamo un po'. Katakis. Eccolo qua. Katakis. Che eh, magari per quelli che non si ricordano, gli spara a scorrimento orizzontale. Allora, il capo cioè il, il quello che era il capofila era R-Type ve lo ricordate R-Type, scorrimento orizzontale, bellissimo, con tutte le armi, eccetera. Uscirono una marea di cloni, ma una marea veramente all'epoca, tra cui questo Katakis, che eh, eh, io me lo ricordo meraviglioso. Vediamo se è meraviglioso ancora oggi. Allora, vediamo un po' se funziona. Tutto in diretta, eh? non ho provato nulla, lo sto provando con voi. Eh? Eccolo qua, Rainbow Arts, mamma mia ragazzi, che, che casa che era. Allora. Eh sì sì, no, poi Fabiano, poi leggo il tuo commento. Sto eh, so, so facendo tutto in diretta, non ho configurato nulla, eh. È tutto così in presa diretta. Poi lo devo configurare per bene. Le porte, porta 2, porta 1, eh lo so, lo so. Allora, vado avanti. Mamma mia, questi caratteri grafici, ve li ricordate? Che meraviglia. Eh, ok, vado avanti. Sì, 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 sì. No, questo non, mi... non ci interessa. Tutte queste scritte. Trainer, mettiamo vita infinita. Dai, dai, voglio fare le cose facili, non voglio fare brutte figure. Invincibilità, sì. Partiamo dal livello 1, va bene? Eh, no, questo no. Ok. Mamma mia. Katakis, questo era uno dei cloni di R-Type. La musica che sentire di Manfred Trenz e Andreas Escher, nomi incredibili, eh? cioè nomi che... Guardate la, la data, 1988. Mamma mia. Proviamolo. Allora, che diceva il mio Me lo sono perso, eccolo qui. Sì, sì, funziona. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia! Oh, vediamo che combino, eh? Power up. Eh sì, sì. sì. Vedete è molto simile al R-type, eh. oh, Chiaramente ho messo la vita, infine, adesso mi viene tutto facile. Eh. Sì, 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 sì. Vabbè, è così via, adesso non vado, non vado oltre. È tutto meraviglioso. Sì, 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 è tutto meraviglioso. Va bene. Fabiano dice: eh, verifica l'opzione di configurare il joystick. Sì, 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 di verificare la porta su cui è collegato eventualmente, esatto. Anche perché mi ricordo che eh, eh, per, per un solo giocatore la porta principale era la porta 2. Mi confermi, no? Ricordi, ricordi ancestrali. Pierpaolo dice: eh, io spaccavo una marea di joystick. Combat school, che grande gioco, Combat School, che dovevi fare. La, la, la sezione d'allenamento per andare a fare la missione vera e propria Mamma mia ragazzi poi eh, Maurizio dice Giaffi non mi ricordo ma c'era un gioco del pulcino molto bello quello però credo che era già comodo un'amica eh, se non sbaglio era già comodo un'amica sì molto bello sai che non mi ricordo il titolo eh, era il pulcino che era quello della Wiki una cosa del genere aiutatemi ragazzi sono passati 40 anni Fantastico, mi sta emozionando. Non può capire quanto mi sta emozionando io, veramente. Un attimo, che ve lo rinquadro di nuovo. Eh, ve lo rinquadro eh, veramente. Cose, cose meravigliose. No, eccolo qui, ve lo ve rimetto. Eccolo qua, eccolo qua. Eh, sì, sì, veramente grandi emozioni. Insomma, come avete visto. Ma poi, non solo sapete, non prendetevi per pazzo, ma spero mi capiate voi, eh, commotoriani, commotoristi. Io volevo risentire. Questo rumore, questo, sentite questo rumore qua, gli switch, gli switch conferisce questo rumore, questo tac tac tac, che era proprio la caratteristica nostra, sia in sala giochi sia qui a casa con questi joystick. E ehm, sì, se sembra un rumore strano, ripeto, per i ragazzi di oggi con i controller è una cosa veramente utopistica. Per noi era normalissimo, anzi, il joystick più faceva rumore e eh, più significava che funzionava bene. Che funzionava soprattutto, eh, eh, diciamo, eh, eh, questo era un, un rumore che con, diciamo conferiva qualità. Avevate un joystick di qualità. Allora, ehm, a ah, grande Luca, ciao Luca, Kufumas fumasse te lo ricordi? E come no, caro Luca? Allora, ma se io vi dico certi titoli su Comoro 64, The Last Ninja, Commando, Wodare Wins, Rambo ma ce cioè, ne stanno una marea di giochi meravigliosi eh, eh, Defender of the Crown eh, eccetera eccetera cioè, l'elenco sarebbe sterminato Fabiano dice a me faceva impazzire anche il rumore delle ventose che era la versione immediatamente successiva che c'erano sotto i joystick che facevano uno schioppo pazzesco quando li staccavi dal tavolo è vero questo no, questo è senza ventose perché era proprio la versione quello senza ventose che era, era eh, insomma se lo mettevate in una superficie sci, ehm, liscia eh, il problema era che vi scivolava però problema risolto basta che metti sotto un tappetino eh, eh, con attrito e il problema è risolto. Però all'epoca sì, era un problema nostro di noi videogiocatori incalliti che se non avevate le ventose sotto come in questo caso non ci sono, anche se però ci sono questi gommini che in qualche modo fanno attrito. Eh, il problema era quello che vi scappava via il joystick e vi partiva, magari colpivate anche lo schermo. Eh, era proprio la nostra caratteristica. Poi, se non faceva il rumore, era rotto. Bravissimo, Pierpaolo. Bravissimo, era proprio così. Doveva fare il rumore. Questo tac tac lo doveva fare. Se non lo faceva, buttava del joystick. Io a volte provavo anche a ripararlo. Quante volte ci ho provato? Che eh, provavi ad aprirlo lo switch provavi a sbloccarlo magari quelli un po' più bravini eh, quelli che magari studiavano eh, tecnica mh, mh, provavate a ripararlo oppure vi ricordavate C'era la versione oltre che co quelli con gli switch c'erano le versioni quelle con le lamelle quelle che toccavano toccavano e si spaccavano quelle lamelle, io provavo a, a rincollarle o a metterci il, eh, lo, lo scotch provate a, a rimetterle insieme ritoccavano e un po' andavate avanti un po' perché poi appunto li distruggiamo e quindi allora, ragazzi, Maurizio dice: Ragazzi, che anni belli abbiamo passato? Che il nostro non torneranno mai più. Godiamoci questi momenti con voi, amici. Proviamo a ricordare queste belle cose. Io mi ricordo The Last Ninja, per esempio, che se non sbaglio erano otto livelli. Appunto, già per, come dicevo prima, già perdevi tempo nel caricare la cassetta. E, eh, però io ci impiegai una notte e un giorno, cioè io eh, rimasi sveglio tutta una notte. E il giorno successivo nel finire l'intero gioco perché era già complicato di suo era un gioco tosto da fare anche perché i, i, per guidare il vostro ninja eh, era un po' complicato dovevi anche usare la tastiera perché con la tastiera dovevi tirare fuori l'arma giusta al momento giusto insomma anche ah, poi tante volte se non, po non, non potevate fare il salto con il joystick lo facevate con la barra spaziatrice ve lo ricordate tanti giochi il, il vostro, eh, diciamo, ciò che il personaggio che pilotavate, dovete farlo saltare con la barra spaziatrice. Quindi avevate una mano col joystick, l'altra mano sulla barra spaziatrice. Era un casino, però noi ci divertivamo un sacco. Eh, All'epoca li costruivamo noi il joystick. Chi era bravo, chi era un po' bravo con, con, insomma, con, con i chip e con le saldature, chi era bravo, se lo costruiva da solo il joystick. Andavi dal vostro fornitore di fiducia, vi compravate tutti i vari componenti e vi costruivate il joystick. Compr ti ricordi Maurizio? Bastava comprare una scatoletta di legno oppure te la facevi fare dal falegname. Vi facevate una, una scatoletta di legno fatta per bene con appunto con gli spazi per, per il pulsante, per il fuoco, per il fire. E vi costru ti costruivi il tuo joystick personalizzato. Che tempi, Maurizio, che tempi? Eh, per per dire già fino allo subito dall'inizio, ma è una nuova console eh, retro. Eh, cioè in che senso scusa nuova console tro no no no, io ho preso questo joystick che lo faccio girare con, eh, con gli emulatori basta che ecco io prima ho, ho mandato il, il ccs 64 eh, il migliore emulatore secondo me del comodo del Commodore 64 Poi scarichi le rom e giochi e giochi come vuoi benissimo ragazzi ho fatto 40 minuti di diretta e penso che vi ho tediato <ride> abbastanza eh, ah, è così, Chiara, no. Tanto Pierpaolo, poi come finisco la diretta il video rimane, te lo puoi rivedere dall'inizio. Tanto il video non lo tolgo, rimane, rimane pubblicato, eh, rimane pubblicato fisso. Eh, eh, sì, mi ricordo un mio amico lo faceva. Dice Maurizio, c'erano dei nostri amichetti, quelli più bravi, quelli che appunto studiavano queste cose, che te lo potevano costruire il, il joystick. Luca dice: Quante Madonne che diceva quando ci passava il joystick, Luca, carissimo. Tante volte il joystick si rompeva nei momenti più importanti. Magari che ne so, facevi un gioco molto complicato, stavi magari nell'ultimo livello, nel boss finale, stai per vincere e ti si rompe il joystick. Santo Dio! Lì veramente lo prendevi, lo tiravi. Tiravi il joystick, lo, lo tiravi dove? Dir diritto davanti allo schermo, magari su, sul computer stesso. Se ci ripenso oggi i brividi, perché adesso che stiamo attenti a tutto, eh, veramente oggi non lo farei nemmeno sotto tortura. Allora, Pierpaolo dice, perché sapevo che doveva uscire una specie di retro console per Amiga. A parte che ne stanno uscendo una marea, Pierpaolo, vabbè è uscito da un po' di tempo The eh, C64, la versione mini, adesso poi hanno fatto anche la, di nuovo la versione biscottone, l'hanno replicato, però con le porte odierne. Hanno fatto il Commodore 64 di nuovo uguale a quello dell'epoca, però con gli attacchi eh, di oggi. Quindi ne stanno uscendo una marea di, di retro console, veramente una goduria per noi, Vecchi videogiocatori, che puntatore è stato quello lì? Eh, grazie Maurizio, ho voluto un po' veramente fare una puntata a marcord proprio per ricreare quei, quei momenti epici della nostra, della nostra epoca. Grazie di questa diretta. 8 bit, Già, fino a, grazie a voi, Fabiano. Sempre a pensare di questi argomenti, ancora tanti auguri. Alla prossima, ragazzi. Allora, ecco, con, con il saluto di Fabiano, vi saluto, vi saluto anche io. Sì, il biscottone, ogni tanto ci penso a comprarlo. A parte che lo trovate ancora quello originale, non so con quali prezzi, ma. C'è ancora qualcuno che vende il Comodo 64 vero? C'è il, il mio amico fratello Davide Baldo, per esempio, che è un grande collezionista, ne ha tanti, tante di versioni biscottone vere dell'epoca, che potete tranquillamente agganciare alla, alla vostra TV, uh, TV moderna. Eh. Ci sono vari, eh, appunto, vari adattatori, potete attaccare il vostro vecchio Comodo 64 a, alle TV o, o, a, o agli schermi del, del vostro PC. Ci sono degli adattatori che funzionano perfettamente. Quindi ragazzi, veramente, basta così 40, 42 minuti, io vi ringrazio per la visione, spero appunto di avervi fatto suscitare dei bei ricordi, è veramente emozionante, adesso lo setto per bene, come mi ha detto Fabiano lo, 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 lo setto per bene, lo, lo metto come si deve, magari ogni tanto magari registro qualche cosa e lo metto su Facebook e vi faccio vedere magari se ho raggiunto qualche record, perché ci devo riprendere un po' la mano che veramente è stato prima giocata la moto è stato un mezzo disastro però cerco di riprenderci un po' la mano e vi condivido magari qualche piccolo record e qualche livello eh, superato. Perfetto, amici, grazie di nuovo a tutti, di nuovo una buona Epifania a voi, alle vostre famiglie e alla prossima, prossima diretta. Un saluto e una buona serata, ciao!